In questo secondo video di gameplay daremo più spazio alle immagini, dato che vorremmo focalizzarci sul comparto tecnico e sul gameplay del gioco. Come da tradizione, il focus è sulle combo e bisogna ottenere il punteggio più alto, ovviamente tutto combinando tra di loro le armi da taglio e quelle da fuoco. Il cambio di ambientazione non cambia però la sostanza, Dante dovrà sempre far fuori un gran numero di nemici cercando di concatenare tra di loro tutte le varie mosse, ma in questo caso possiamo vedere come gli sviluppatori siano stati molto bravi ad inserire delle piccole scene di intermezzo capaci di dare maggiore spettacolarità, maggiore coerenza e scenograficità a tutta la scena. Dante avrà a disposizione anche dei poteri demoniaci e delle nuove armi, grazie alle quali muoversi in maniera agile e concatenare ancora meglio le varie armi tra di loro. Crea un gameplay molto più veloce, dinamico e di sicuro godimento. È bastato cambiare l'inquadratura per dare al gameplay una maggiore varietà e una maggiore godibilità. Infatti, non cambia assolutamente nulla sotto il profilo dei controlli o di quello che bisogna fare del reale obiettivo, ma sembra quasi di giocare una sezione completamente nuova del gioco. Non vi sono solo combattimenti, ma anche scene di piattaforme e queste sequenze di intermezzo, molto stile Inception, nel quale il mondo si evolve e muta sotto i nostri occhi. Belle queste scritte sullo sfondo, che sono già state utilizzate per esempio in Splinter Cell Conviction, però in questo caso funzionano altrettanto bene con i sette peccati capitali scritti sulle superfici. Ed ecco il via alla fase di piattaforme. Alcune delle armi e dei poteri che troverete serviranno anche per smuovere alcune piattaforme o trovare dei percorsi alternativi. E per chiudere in bellezza vi lascio in compagnia di questa boss battle.